Ragazzi, oggi ho voglia di registrare un video e voi verrete insieme a me. Ce ne andiamo in Corso Sempione da Panino Giusto a mangiare un bel panino per cena. Surri, che stai facendo? Sto editando. Un bel panino tranquillo, leggerino, all'italiana. Un panino. Alla grande. Se poi sono due panini, cambia poco, insomma, ci si intende, si fa per mangiare. Andiamo a mangiare un panino? Ma dove? Da Panino Giusto. Ah, un panino Ma giusto. Quello a Corso Sempione? Sì, i nostri amici che ci vogliono bene. Va bene. Una cosina leggera, non esageriamo. Con te, leggero. No, tranquilli, raga. Un mukbang. Un mukbang dei mates. Dai. In vecchio stile. Dai. Andiamo qua. Si è fatta una certa comunque, raga. Io ve lo dico, oggi esagero. Pronti per ordinare, raga? Sì, direi che ci siamo. Chiama il cameriere qua. Scusa, zii. Come scusa? Sono tutti amici. Ci sta. Siete tutti amici. Vabbè. Buonasera ragazzi. Ciao. Siete pronti? Tartufo. Io ho detto che esagero. Prendo un esagerato. Vabbè ragazzi, ho un po' di stile anche a cena. Io prendo il siciliano, grazie. Dove c'è scritto certificato? Elaborato. C'è scritto certificato. Accademia del panino italiano, scusa. Ecco. C'è scritto elaborato, Surri. Sempre firmato. In tradizionale, quindi Luis. Ah già, e se mi porti anche di contorno le patatine fritte, perché ce l'ho in più col piatto. Non basta. Te ne rubo due, dai, così. Va bene, a posto così dell'acqua naturale, va bene. Sì, un cochino. Due cochini. Va bene. Va bene, grazie. Grazie a te. Raga, tanto che discutete io vado attimo in bagno, eh. Muoviti. Tranquillo, arrivo. Subito. Raga, sono da Panino Giusto in Sempione con i mates. Gli ho appena detto che... Oh, qua c'è la mela. Gli ho appena detto che... Sarei andato in bagno, ma in realtà voglio andare in cucina a rubare del cibo. È quasi visto. Dopo lo faccio adesso. C'è una sfida, ma, Sasha. Ma questo te l'ha pigliato il panino. Ah, pure. Facciamo una bella challenge. Vediamo chi ne mangia di più del proprio panino. Ci sta, beh? Ah, che vuol dire, ragazzi? Scusi, 4 per ognuno. Con i mates finisce sempre allo stesso modo. Anche quest'oggi sfida con il cibo. Abbiamo preso 4 panini a testa. Tartufo. 4? Esagerato. Luis e siciliano, che è il più leggero di tutti. Sai che te la vedrai male. Quando sei deciso 4 panini? L'ha detto Giuse prima. Ma la domanda è, dove sono i panini? Vediamo se sono pronti. Sì. Devi sentirlo vicino il cibo. Senti la paura, però senti l'odorino. Oh mio Dio. 3, 2, 1, via. Buon appetito a tutti. Il tradizionale è molto buono. Il mio è vero, è fresco. È logico. Beh, dai, ci vediamo alla fine. E verdure. Se sono rimincio me ne vado. Raga, sono pieno. Ehi, facciamo bene. Nel tuo panino adesso che l'hai assaggiato, cosa c'è? Roast beef, pomodoro, maionese, salata. Salata. E bacon. C'è un tocco di senape perché il bacon è senape. Raga, non vorrei dire, ma il primo è bravo. Io sono a metà del primo. Cavolo, patatine! Si chiama zii. Come è patatine? È vero, patatine, ma sei scemo. Pure, ma ti vuoi fare del male fisico? Cioè, non so se hai capito, che è grosso quanto la mia testa. Metà. Fai vedere, tanto sopra porta, vai. Tanto ogni volta che siamo in quattro, solo arriva sempre in fondo, io arrivo comunque sul podio, non è un problema. Vero? Da piccolo non lo mettevi nei bicchieri di Coca-Cola le patatine? No. No. Io sì. Surri! Il tempo sta scadendo. Non c'è il tempo! Potrei avere un altro cucchino, me l'ha rubato. Non c'è la patatina. So già. Allora. No, tu niente patatine. Allora. Perché non finisce almeno due panini? Sto bello! Sì, meno. Grazie. Io sono quasi alla fine qua. Alla fine del terzo? No, alla fine dello stomaco. Alla fine dello stomaco. Io sto mangiando il terzo. Dai, il quarto. Che cosa stai facendo? No, dico, però è bello, è un peccato mangiarlo. Eccomi. Nel Formula 1 viene doppiato, si sposta. Quello cos'è, Giuseppe? Cos'è?
Perché abbiamo fatto una sfida? La colpa è bella tua. Domanda, quello che ho detto all'inizio. Io avevo solo fame di un panino. Uno. Su, perché non dai una... Ecco i danni. Papà è così finito. Ma si finito cosa? Quello è il terzo. È il terzo. Lui si chiama Sasha. Anche mia nonna, che mi chiama Elisa ogni tanto. Come mia nonna che tra Sasha e Yang si chiamava Saiyan. Mi vedeva un Dragon Ball. Allora, mi manca questo, fai vedere se... Non è tanto. Eh? Il tuo è il doppio. Sì, i miei tre prima pure erano il doppio. Vabbè, raga, è una sfida a tre. Suri neanche lo contiamo più. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Un sorsino a me. No. Un sorsino a me. Oh, ti prego. Grazie. La non toccarlo, quello mio. Ma hanno anche le camere da letto qua da parte, giusto? Le vetture sono più leggere. Ho capito. Comunque, pesto, formaggio. Due formaggi, anzi. Sali, va, scendi. Dai. Oh, ma è una pelle. Finito. Io ho finito. Anch'io ho finito. Quindi? Anch'io ho finito, ragazzi. No, tu non hai toccato niente. Guarda, allora, due panini li ho scoppanati prima, mentre non c'eravate. Sì. Questa è l'ultima metà. Sono io che ho mangiato prima. Chi è che ha vinto? Io. No. Io, ragazzi, le questioni morali. Ricordati questa sfida quanto è stato difficile. Era grossi così. No, io ho mangiato un panino prima di voi. È vero, però sta ce ne ho mandati 5. Oh, cioè, avrei avuto pure più grosso, io ne ho mangiato in più. Che raga, io stamattina ho fatto una colazione abbondante. Tu stai zitto! Tu mangia perché non vai via finché non vinci. Raga, abbiamo capito che a vincere non c'è stato nessuno. Però chi ha perso lo sappiamo, sì, dall'inizio. Chi ha perso, chi ha perso. Andiamo a casa. Non mi alzo, non riesco ad alzare adesso. Devo rotolare. Ah, io non mi prendo il pancino. Tu rimani qua. Dammi un fazzoletto. Voglio vedere più cibo nei prossimi anni. Azzurri. Ragazzi, io, cioè, facendo un conto, finirò tra 6 ore, se va bene. Stanno maltrattando i nostri panini, ma mi sa che li sono piaciuti. Comunque, dobbiamo intervenire. L'ultimo panino. Ma raga, c'è nessuno? Oh! Buonanotte. Mm.